ripeto, è sempre stata uguale e continua a essere, perché non ci sono soldi su chi paga. Faccio questo esempio: 10 giorni fa, 7 giorni fa, sono stato il forum a Rosetti, no? A Cernobbio, diciamo, simposio di industria per eccellenza. E qui è stato presentato lo studio del forum a Rosetti, in cui ci sono tre grafici. Il primo grafico è l'andamento dei salari, Italia rispetto agli altri paesi europei. L'Italia ha fatto dal 91 ad oggi circa più 3%, la Spagna ha fatto più 6%, Germania e Francia hanno fatto più 33%, più 34%, più 36%. Questo per mettere un attimo in prospettiva, cioè i salari italiani sono fermi da 30 anni. E nel frattempo, in questi 30 anni, un po' di crescita economica c'è stata, e quindi dove è andata questa crescita economica? Non nelle tasche di chi lavora, ma nelle tasche di chi ha un capitale da investire, e quindi aveva la possibilità di accedere a profitti rendibili. Il secondo grafico presentato da Corman Rosetti era però il rendimento del capitale. E in Italia il rendimento sul capitale è più alto rispetto a tutti gli altri paesi europei, è più alto soprattutto rispetto alla Spagna, alla Germania, alla Francia. E infine il terzo grafico era quello del peso del costo del lavoro sui costi delle varie imprese. E in Italia il peso del costo del lavoro era più basso rispetto al peso del costo del lavoro della Francia, della Spagna e della Germania. Questo per dire cosa? La dico in maniera molto diretta, diciamo, senza cercare di essere diplomatico. La verità non è che i soldi non ci sono, è che se ne vengono con gli altri. E quindi probabilmente bisogna provare ad andare a mettere in discussione questa dinamica. E quindi la riduzione dell'ora di lavoro a carità del salario, facendo accedere ad un lavoro ad un numero maggiore di persone, comporta lo spostamento di una parte di quello che oggi è il reddito nazionale, che va a trasformarsi in profitti, o peggio ancora in reddito, lo sposta e lo riporta nella tasca dei lavoratori. E guardate che lo riporta, perché in realtà questa dinamica è necessaria, perché è una dinamica che in realtà è partita molti anni fa, ma che era diversa. Cioè, faccio un esempio: se guardiamo la distribuzione primaria del reddito, cioè, detta molto semplicemente, la rete nazionale può essere scomposto in parte che va nella tasca dei lavoratori, in parte che si trasforma in profitti e rendite. Ecco, oggi noi rispetto a 30 anni fa, quindi più o meno quando i salari sono fermi, ci sono circa 60 miliardi che 30 anni fa andavano nelle tasche dei lavoratori e che invece vanno, si trasformano in profitti e rendite. Cioè, una parte della disuguaglianza che noi abbiamo oggi non è dovuta solo al fatto che noi dobbiamo redistribuire, è che a monte, quando l'economia produce i propri effetti, è già bilanciata di per sé, e che quindi i lavoratori sono molto poco remunerati per la loro opera, e chi investe capitale ha rendimenti maggiori rispetto anche agli altri paesi europei. E 60 miliardi di tagli puliti a ogni singolo anno sono la manovra decreto Salva Italia Monti, fine 2011, valeva 60 miliardi. Quindi ogni anno c'è un decreto Salva Italia che fino a 30 anni fa veniva distribuito tra i lavoratori e oggi viene distribuito tra chi accede alla propria rendita. Ecco, io credo che davvero sia necessario riportare. Quindi questo vuol dire che cosa? Vuol dire intervenire sulla questione salariale, ovviamente, e vuol dire anche intervenire sul fatto che di redistribuire il lavoro e quindi fare in modo che un maggior numero di persone abbia accesso al lavoro, riducendo il tempo in cui prestano la prestazione lavorativa. E la dico, e poi davvero chiudo, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, ritornando all'esempio iniziale che dicevo nella fabbrica di Osborne in Germania, c'erano 250 lavoratori, 2.300 operai, e poi dopo 15 anni erano 3.000, vuol dire anche che, per riguardare il problema, diciamo, in termini più teorici, porsi la domanda se sia possibile orientare i benefici della tecnologia al servizio del benessere del maggior numero possibile di persone, oppure se la tecnologia deve diventare uno strumento in cui i benefici vanno solamente nelle mani di chi in quel momento detiene il potere e quindi orienta la tecnologia. Perché se noi abbiamo i robot che sono in grado di svolgere il lavoro umano e di
qui non sostituiranno mai il lavoro che finirà, o almeno non per le nostre vite, se i robot sono in grado di sostituire un sempre numero maggiore di lavori o di compiti che prima facevano i lavoratori, questa è assolutamente una buona notizia, ma se i benefici di questo cambiamento tecnologico andranno nelle tasche solamente di chi è il padrone dei robot, evidentemente questo è il problema. Il problema è che noi possiamo orientare la tecnologia a benefici di tutti quanti, oppure questa cosa ci è e penso che la strada sia quella di sempre, voglio dire, il movimento sindacale dei 50 anni più o meno fa la stessa cosa, e cioè chiedere una maggiore uguaglianza rispetto a quelle che sono le condizioni di chi deve lavorare. Guardate che in realtà questo tema, cioè come orientare la tecnologia, è un tema che abbiamo visto sullo smart working, ad esempio. Lo smart working è uno strumento di controllo in cui il sogno definitivo del capitalismo, in cui tutti i lavoratori sono automatizzati, ciascuno nella propria casa, solamente impegnati a lavorare e dove non ci sono più relazioni sociali, oppure uno strumento per conciliare meglio vita e lavoro, per permettere alle persone di poter scegliere e di poter magari conciliare meglio esigenze di vita privata, di vita familiare e vita lavorativa assieme. Ovviamente è come dire, è come vogliamo orientare queste possibilità che ci sono della tecnologia. Faccio un esempio che faccio sempre: la polvere da sparo è stata inventata in Cina. La Cina è un grande impero con confini più o meno sicuri. La Cina ha quei confini lì, come fa sempre, con lo Stato, ancora oggi, ma insomma è un grande impero che più o meno è sempre stato così. Quindi hanno inventato la polvere da sparo e ci hanno fatto dei fuochi artificiali. Poi gli europei hanno incontrato la polvere da sparo, che in Europa erano tanti piccoli stati in perenne tra loro, che hanno inventato le armi. Quindi, come dire, la tecnologia non è mai neutrale, è sempre indirizzata nelle mani di chi la detiene, no? Chi la indirizza, quelli sono i bisogni della società. Noi siamo in grado di emergere i bisogni che ci sono nella società oggi, quindi il bisogno di redistribuire il lavoro in maniera più equa, il bisogno di che tutti abbiano accesso a un lavoro, oppure continuerà a essere il vantaggio del progresso tecnologico che rimarranno confinati a qualcuno. Un altro esempio sono le macchine a vapore. I greci già conosceranno le macchine a vapore. Non è mai venuto in mente di montare su un carro e di inventare il treno, ma ci facevano dei giocattoli perché una società che non aveva quel bisogno, e quindi quell'invenzione è rimasta confinata in quella dimensione, non si è trasformata in altro. E chiudo dicendo anche rispetto ai dubbi assolutamente legittimi che dovremmo affrontare se vogliamo farla diventare una realtà, rispetto a chi paga, chiudo citando Paolo Sottoslavino, un economista italiano che insomma abbastanza famoso, che diceva che nel momento in cui tu non può più sfruttare il lavoro, quello è il momento nel quale i neuroni cominciano a funzionare. Ecco, io credo che oggi noi dovremmo riuscire a mettere un limite alle possibilità che il lavoratore di fare sempre un po' di più per un po' meno soldi, per un pochino più tempo, dimenticare spazi di autonomia, dimenticare migliori salari, e forse questo che a livello micro della singola impresa può essere visto come un problema, si trasformerebbe anche per un'opportunità, per un nuovo modello di sviluppo per tutti quanti e per quindi migliorare la situazione.